Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfre e bentornati alla mia cantina. Quest'oggi ennesimo unboxing della CMT7E, la presatrice da 2400 watt della CMT. Prima di lasciarvi all'unboxing vero e proprio, vi chiedo ragazzi, se vi va, di iscrivervi al canale, mettere mi piace se vi piace quello che vedete sul mio canale e di lasciarmi sempre un commento, positivo o negativo che sia, non importa. Non vi fate problemi a commentare, anche un commento negativo lo tengo sempre in considerazione. Grazie a tutti, vi lascio la visione. Vediamo cosa troviamo dentro la scatola. Cominciamo con un sostegno, penso laterale per la guida, per fresare diritto. La chiave per la sostituzione delle frese. Il regolatore micrometrico per regolare la fresatrice quando è montata sotto al banco, la pinza, questa sembra essere quella dell'8 questa e del 12 questa, belle le pinze come sono fatte, molto belle. Il vano sottostante, troviamo, teniamoci il bello per ultimo, la guida vera e propria su cui montare la fresatrice per andare a seguire una fresata diritta, libretto di istruzioni e bestia, questa è una fornellata. Qui dentro vedo le viti che andranno fissate sotto la fresatrice quando si fisserà al banco. Eccolo qua. Bene, allora, passiamo a vedere come funziona. Questa qui è la leva di sblocco per permetterci di alzare o abbassare l'altezza di fresatura. Bisogna intervenire su questa manopola arancione, tenere premuto e alzare. Se non tengo premuto la fresatrice non si alza, quindi così posso alzare, abbassare e nel momento in cui li lascio è bloccata. Se io volessi bloccarla definitivamente, blocco questa e la fresatrice non si muove più. Questa manopola va a inserire l'altezza massima di profondità di taglio, quindi vedete che regolando questi fermi, che sono intercambiabili di modo da poter settare due misure, questi fermi qui, vedete, si avvita o si svita, e intercambiandolo tramite quest'asta che rimane bloccata, io vado a decidere fino a quando la fresatrice scende. Dopodiché la fresatrice si ferma, vedete, non scende più. Qui di lato troviamo il pulsante di accensione, molto bello il dettaglio dello sportellino, per accenderla devo tenere premuto, e così. Quando è acceso lo sportellino rimane aperto, quando io vado a spegnerlo, lo sportellino si richiude in automatico. Qui dentro c'è la molla, se noi dobbiamo andare a montare questa fresatrice sotto il banco, bisogna svitare questo tappino, rimuovere la molla al suo interno, poi ve lo farò vedere più avanti, di modo che resta più agevole alzarla e abbassarla senza l'interferenza della molla. Qui davanti troviamo, vedete, un indicatore numerico da 1 a 5, questo determina la velocità della fresa. Questa fresa può arrivare da 8.000 a 20 o 22.000 giri, adesso non ricordo, 20 o 22.000 giri, diciamo. Questa qui di lato è la regolazione micrometrica, se vado ad intervenire su questa praticamente abbasso o alzo la mia fresa con regolazioni davvero precise. Stesso dicasi per questo qui, questo semplicemente si mette dall'altro lato in questo modo, quando è fissato sotto al banco starebbe così, e andando a ruotarlo io posso alzare o abbassare la mia profondità di fresata. Ora c'è la molla, quindi fa un po' di fatica, però penso che tolta la molla dovremmo essere a posto. Vediamo come si installa la guida. Dobbiamo svitare queste due manopoline. Prendere la guida. Premere una delle due manopoline.
Vedete, adesso non è svitato abbastanza. C'è insieme una delle due manopoline, vedete che c'è il perno. Se io schiaccio esce il perno. Inseriamo il primo. E inseriamo di conseguenza anche il secondo. Ecco qua, blocchiamo le nostre manopole. E dopo andiamo a inserire la nostra guida vera e propria, semplicemente così. Ecco fatto. Come vedete, ho inserito la guida, in questo modo io posso fresare perfettamente dritto a diverse distanze. Proseguendo, qui davanti troviamo il collettore per l'aspirazione, potete attaccare il tubo dell'aspirapolvere. Proviamo a montare una fresa. Allora, semplicemente prendiamo la nostra fresa, in questo caso codolo 8, la pinza quindi dell'8. La fresa deve arrivare al fondo della pinza, non più in là, come regola. Andiamo a stringere. Eccola qua. Abbiamo montato la nostra fresa. Da questo punto potremo fare tutte le operazioni di fresatura che vogliamo. Al di sotto abbiamo il platurello, si rimuove togliendo queste viti. Questo sempre per quando vogliamo andarlo a montare sotto il banco, così da non perdere nemmeno questo spessore. Perfetto ragazzi, per questa macchinetta per oggi direi che è tutto. Il test lo rimandiamo a un giorno in cui l'orario è meno tardo, perché come al solito non ho moltissima voglia di farmi odiare dall'intero vicinato. Comunque vi ho reso partecipi del mio ennesimo acquisto, spero di portarvi contenuti migliori anche con questa, anche grazie a questa macchina. E come al solito, ormai lo sapete, anche se avevo promesso il banco della Rage che ancora non è arrivato ma sta arrivando ragazzi, per questa presa da qui non ho voluto comprare propositamente il suo tavolo, il tavolo industrio, perché voglio realizzarvi un banco fresa io personalmente, secondo le mie necessità. Quindi, appena possibile, molto breve comunque perché ho necessità di avere questo banco fresa per dei lavori che devo fare, arriverà il banchetto. Perfetto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, non stato utile perché questo è semplicemente un unboxing per rendervi partecipi di quello che compro e di quello che faccio durante la settimana. In ogni caso spero comunque vi sia piaciuto, se fosse così mettete mi piace qua sotto e ditemi nei commenti magari qualche vostra esperienza con questa macchina, cosa mi consigliate di fare, di non fare, chi anche sia costruito un banco fresa o lavora con il tavolo industrio specificatamente utilizzato per questa fresa qui, che mi può dare dei buoni consigli, è ben accetto. Come sempre ragazzi, alla prossima!